Ed eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio, sempre con il microfono e la cam accesi. Allora, stanotte voglio parlare dei veri problemi della vita, ok? Che non sono quelli che leggo sui giornali, guerra, Covid e altre notizie assurde. Del resto, più il mondo è assurdo, più le notizie sono assurde. Ci fosse un giornale online che parla del vero problema di quest'estate 2022, ossia le zanzare tigri. Adesso starete ridendo, però ascoltate il discorso. Quest'anno non solo sono arrivate prima, ma è plausibile dato che il gran caldo è arrivato prima. Ma nessuno ha fatto caso che sono più incazzate degli anni scorsi, sono più cattive, sono più indistruttibili e soprattutto se ne fregano altamente dei prodotti che noi continuiamo a usare, tipo Autan, tipo quelle cose là, che sono sempre gli stessi. Cioè, noi usiamo da anni e gli stessi prodotti. Le zanzare invece ogni anno sono sempre più potenti. È come se si fossero organizzate, boh, militarmente, penso. C'è una roba incredibile. La scienza, quando abbiamo bisogno della scienza, perché non fa passi anche su sta cosa? Ci dà prodotti nuovi per contrastare queste maledette bastarde che ormai sono, ripeto, sono organizzate. C'è una roba incredibile, ormai no, almeno per quanto mi riguarda. Non mi pungono più il viso, le braccia, no. Vanno solo dove non posso vedere, ossia le gambe. Là, sempre. Ma, e chiaramente metto auto, chiaramente metto tutto, però proprio se ne fregano. Cioè, l'altro giorno avevo un braccialetto di quello con gli ultrasuoni, perché io nel corso degli anni ho comprato tutto, ho provato di tutto. E devo essere sincero, in casa riesco a prevenire, cioè, a mettere, riesco a fermare sto fenomeno, ok? A forza di macchinette che dopo morirò perché respiro tutte quelle macchinette, però è un altro discorso. Riesco a con zanzariere, con una marea di cose, racchette, ventilatori luminosi che le risucchiano un tot di cose, riesco a mettere una pezza su sta cosa qua, però quando sono fuori no, se ne fregano dell'Autan, se ne fregano di tutto. Avevo un braccialetto di quello che emette gli ultrasuoni, no? E loro eccezionalmente mi hanno punto vicino al braccialetto, ma si sono anche fatte vedere mentre mi pungevano, come a dire: oh, testa di cazzo, non serve a niente sta cosa qua. Forse 10 anni fa. Ed è una cosa secondo me incredibile, cioè, perché prima o poi veramente conquisteranno il mondo, loro e i piccioni. È che evidentemente non parlano molto tra di loro, non riescono a comunicare, perché un giorno che le zanzare si, quando le zanzare si alleeranno con i piccioni, siamo fregati, siamo fottuti, non andremo più da nessuna parte, prenderanno il posto di comando, cioè, e basta. Tra altre cose, anche cose che mi fanno anche un po' sorridere, perché ero andato ancora 2 o 3 settimane fa in farmacia per prendere delle cose. Ho detto: già che sono qua, prendo dei prodotti, tanto di solito li prendo al supermercato, però anche perché hanno delle corsie piene di prodotti, cioè mi si illuminano gli occhi quando vedo queste cose. Non servono a niente, però ci spero, quindi prendo di tutto, ma veramente dalle salviette, da una strage di cose. Ero in farmacia, avevo chiesto: dammi anche questo qua, per favore, e mi ricordo che la farmacista mi fa: beh, se vuoi, abbiamo anche la marca nostra che è concorrenziale. Sì, la marca loro costava 2 euro in più. È una roba incredibile. Però non è la prima volta che in farmacia diciamo che mi hanno stupito per i prodotti contro le zanzare. Mi ricordo anni e anni fa, quando ero ancora all'inizio della mia battaglia, che continua, ripeto, da anni. Mi ricordo che ero andato in farmacia a prendere qualcosa, a vedere se c'era qualcosa. Il farmacista mi ha visto e mi fa: è ovvio che ti pungono. Sei bianco, mi fa. Bisogna abbronzarti. Quindi io sono entrato in farmacia per dei prodotti contro le zanzare e sono uscito con un abbronzante. Cioè, non me lo ricordo ancora sta cosa qua. Il problema di questa cosa qua è che il mondo si divide in due categorie di persone: chi viene punto, ok, e chi non viene punto. Chi viene punto chiaramente si lamenta. Chi viene punto come me è una lagna, perché non solo vengo punto, cioè addirittura
Quando è estate che fa caldo, vedo le persone si avvicinano quando siamo seduti da qualche parte perché sanno che pungono me. Quindi, se si avvicinano a me, pungono me, le zanzare dopo sono, si sfamano e se ne vanno via. Perché a me fanno cose così. Cioè, fanno cose. Ho le gambe a volte che sono veramente terreni di battaglia incredibili. Cioè, una roba incredibile. Comunque, c'è chi viene punto e chi non viene punto. Chi viene punto si lamenta, chi non viene punto si lamenta. Di chi dice che le zanzare sono tante, che le zanzare sono queste cose qua, perché loro semplicemente non vengono punti, cazzo. Questa è la realtà. E io so bene i discorsi che vengono fatti al sangue, il gruppo sanguigno, dipende da quello che mangi, da come sei vestito e cose del genere. Ma il discorso che faccio io è sempre comunque quello. Loro devono comunque mangiare. Quindi a un certo punto, anche se hai l'auto, se hai queste cose qua, se ne fregano e dicono, oh, io devo mangiare. Non mi piacerà l'odore, ma mangio lo stesso e vengono da me. Dopo ci sono altre persone che fortunatamente per loro, ma ho visto anche un mio amico che proprio aveva proprio ne aveva una appoggiata. Io non ho detto un cazzo perché volevo vedere se si accorgeva lui. Io mi accorgo dopo 2 secondi, quando è già scappata, però mi hanno fatto la cosa. Non solo è stato mangiato, ma non se ne è minimamente accorto, non gli ha lasciato niente. A me, ripeto, lasciano un terreno di battaglia. Ma sono anche arrivato al punto che io mi ricordo, prima di tutte le macchinette che mettevo, di un mare di sistemi che cioè, sembra veramente la trappola della morte per le zanzare. Io mi ricordo che le più fastidiose sono quelle, no, son quelle di notte, no? Quelle di notte sono una cosa, mi ricordo che ero in camera e a un certo punto sentivo queste cose qua, allora io sapevo, cioè, scattava la procedura allarme, ossia. Con un lenzuolo mi coprivo tutto, cioè tutto totalmente. Mettevo fuori, pum, mettevo fuori un braccio in modo che era come per dire: ok, mangiate questo, però dopo per favore andatevene. Loro mangiavano 2 o 3 volte, io ne mettevo dentro, potevo levarmi il lenzuolo e sapevo che per quella notte ero a posto. Questi sono i livelli del mio odio sviscerato contro queste zanzare bastarde, tigri maledette, che ripeto, conquisteranno il mondo. Io voglio che la scienza faccia passi di progresso, anche, faccia passi in avanti anche nei prodotti chimici. Perché poi mi dicono, metti la lavanda, metti l'olio essenziale, metti il geranio, metti queste cose. Non servono un cazzo. Non servono solo alle persone che non vengono punte, è questa la cosa. Adesso mi dite: no, servono con me, funziona. Se sei soggetto ad attirare queste bastarde, la lavanda se ne sbattono il cazzo. È questa la verità. È questa la verità. Quindi, il mio faccio, come si può dire, come si dice, una richiesta alla scienza. Trovatemi un rimedio al passo con i tempi però, al passo con queste zanzare tigri, che ripeto, ogni anno sono sempre più bastarde e io ogni anno devo usare un autan che cambia solo di colore. Mettono solo un po' più di colori per farlo più tropicale, cazzo. E anche per oggi è tutto e buonanotte.